Conferenza stampa questa mattina in seguito alle due operazioni condotte dalla Polizia di Stato che hanno portato all'arresto di tre cittadini di provenienza centroafricana, responsabili di reati inerenti agli stupefacenti. Ad aprire la conferenza il questore Messina, che dapprima ha parlato della partita Juventus-Napoli di domenica sera, sottolineando che non ci sono stati problemi di ordine pubblico. Intanto la partita di ieri è andata bene dal punto di vista dell'ordine pubblico perché non è successo nulla di rilevante. La partita dal punto di vista della previsione aveva stranamente, a mio giudizio, destato preoccupazioni. Dico stranamente perché non c'era nessun profilo di preoccupazione che potesse essere emerso dalle attività che nel corso delle settimane noi facciamo regolarmente per quanto riguarda la gestione dell'ordine pubblico sportivo, che come voi sapete noi consideriamo uno spettacolo e quindi come tale lo abbiamo affrontato. Allora, la partita non ha richiesto la blindatura assolutamente, perché anche qui ho visto delle indicazioni non precise. Io verificherei di volta in volta se questo è vero. Sono stati impiegati circa 500 uomini nell'arco delle 24 ore, e non mille o migliaia come sa, circa 500 uomini nell'arco delle 24 ore. Non è stato utilizzato alcun elicottero. Il volo che avete visto e del quale avete dato conoscenza è un volo autonomo per addestramento che non era contemplato dall'ordinanza del questore, che vi ricordo è l'unico. L'unica autorità di pubblica sicurezza che può disporre della forza in relazione al suo impiego, al numero e a dove eventualmente utilizzare. Quindi nessun elicottero, nessuno strumento eccezionale, perché non c'era nessuna necessità di utilizzare alcun mezzo eccezionale, né idranti, perché né elicotteri né altri strumenti appunto particolari, perché non c'era nessun sentore di pericolosità di una tifoseria il cui comportamento ieri è stato inappuntabile. Questo lo specifico, sia all'interno dello stadio che all'esterno dello stadio. Il commissario capo Marina Castaldo ha illustrato l'operazione condotta dal commissariato Dora Vanchiglia. Il commissariato Dora Vanchiglia nel giro di 48 ore ha portato come risultato l'arresto di tre persone, più diversi indagati, per reati in violazione della normativa sugli stupefacenti. Trattasi di operazioni di controllo del territorio che hanno alle spalle un'attività di indagine. Il 18 aprile abbiamo eseguito un'attività di controllo del territorio su Corso Emilia, disposto dal questore, zona che è interessata da attività di spaccio di stupefacenti, come è noto, e che ha portato l'ingresso degli operatori del commissariato Dora Vanchiglia all'interno di un African Market collocato all'altezza del Civico 5. La struttura controllata ha dato esito negativo sugli accertamenti, ma ha dato una traccia investigativa per il risultato ottenuto. Si è scoperto che dall'uscita secondaria era presente un corridoio che conduceva tramite un ballatoio all'interno di una piccola struttura, all'esito delle quali una persona all'improvviso ha aperto dall'interno la porta. Una volta entrati, lo scenario non è stato quello di un'abitazione, trattavasi di un laboratorio adibito al taglio e al confezionamento di sostanze stupefacenti. Nello specifico sono stati rinvenuti materiale, di cui una parte solamente voi vedete qui, utile per il confezionamento degli involucri, diversi bilancini di precisione e parte della droga che veniva prodotta e che è stata in parte smaltita da parte degli stessi trafficanti, ma cosa più importante, è stata riscontrata la presenza del denaro prodotto dei reati commessi. Trattasi di una somma di sopra i 20.000 euro, tutto banconote che si sono rivelate essere vere, non falsificate, e che erano nascoste in più punti all'interno dell'alloggio. Diciamo, trattasi di denaro che è stato sottoposto a sequestro penale in quanto provento dell'attività di spaccio e che ha portato, diciamo, il risultato principale su questo tipo di operazione. Una seconda attività è stata, diciamo, operata poco dopo all'interno di un altro appartamento sito presso Via Carmagnola.
Qui essenzialmente attraverso un'attività di indagine è stato individuato un appartamento che veniva utilizzato da parte di uno spacciatore che aveva questa caratteristica. Egli opera come fornitore degli spacciatori che frequentano, che usano i giardini Madre Teresa di Calcutta come piazza di spaccio. Quindi si tratta di un'operazione che colpisce non uno spacciatore qualunque, ma un fornitore di coloro che spacciano all'interno di quella che è una zona particolarmente sensibile della città e verso cui le energie della questura e del commissariato si stanno concentrando proprio per garantire l'eliminazione del degrado. All'interno di questo alloggio è stata ritrovata la sostanza stupefacente che vedete qui, trattasi di oltre 200 grammi di marijuana, non tagliata, a differenza della droga presente sul primo alloggio che era invece oggetto di taglio, più bilancini di precisione e più fatto particolare che attraverso l'attività di perquisizione, a causa di un urto casuale di un termosifone, si è scoperto che era presente un allaccio abusivo di corrente elettrica effettuato con nastro da imballaggio, che quindi poneva in pericolo sia l'alloggio in sé che l'intera struttura condominiale all'interno del quale esso era collocato. Sono arresti che hanno portato sostanzialmente in stato di carcerazione ben 3 persone, delle quali una era già colpita da ordine di carcerazione e quindi di fatto in uno stato di latitanza, una seconda che avrebbe dovuto essere agli arresti domiciliari, che quindi era in uno stato di evasione, e più una terza per appunto detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti.